Troviamo a Marzo, ma il bello un urbex particolare, che è più un castello che un urbex. Un castello, una villa, una villa stile Liberty. Comunque, che è un castello ce con l'abbiamo torretta dietro alle spalle, se riusciamo a farlo vedere. È pazzesco. Se riuscite. Ed è un vero e proprio castello, ed è uno spettacolo, io non ho parole perché Daniele vedrai a tantissime stanze, tantissime, decine e decine e decine. Ma quello mi fa molto piacere, la giornata sta andando verso sì, un po' nuvoloso. Ma soprattutto le nuvole sono sul Lago Maggiore, qua siamo protetti dalle montagne, siamo in una valle interna e quindi ci andrà bene, cari amici. Dai, dai, avete visto la villa, eh? Ok, adesso la villa l'avete vista, vero? Aspetta, Sì, dai, sì, vedete sì, tutta sì, la grande, sì, sì. Facciamo una zoomata e partiamo. Ancora le antenne della TV. Una forma di parmigiano, ma sarà di plastica. È di plastica! Una forma di parmigiano di plastica. Mi sembrava strano. Tenevano di tutto qua, libri, libri, libri. Ragnatele piccole, piccole, piccole. La faccia delle piccole. Una piccola ragnatela che praticamente proprio ha imbuto, qualche animaletto cade di giù e si trova nell'imbuto della ragnatela. Questa è la salita. Una villa veramente da spettacolo, dico la verità. Ce n'è da vedere, cari amici. Ce n'è? Anche solo guardare quelle cose lì, tutte ste vetrate, poi sopra. Se guardate qua sopra della mia testa. Sì, ma bellissima sopra. È capace che prima o poi venga giù tutto. No, ma tiene, ero passato. E qua le stanze fantastiche. Questa è una sala da spettacolo. Bellissima. Ancora il vino dentro. Gennaro, hai visto cosa c'è? Cosa hai trovato? Sicuramente del vino. Sarà stato questo vino qui che avranno. Questo l'avranno era travasato qui. Chissà, questa sera. La luce per la notte. Ah, giusto. Mica c'era la luce elettrica. Sì. Siamo ai tempi che furono qua, anche se qui c'è un lampadario da spettacolo. Si vede? Lampadario antico, bellissimo, e l'affresco lì, un affresco sensazionale, veramente strepitoso. Ok ragazzi, noi siamo arrivati.
davanti soltanto alla sala. Che sala era questa? La sala del camino, bellissima, e praticamente i signori cosa facevano da dire? Stavano così, belli, a farsi praticamente le castagne sul fuoco, fumavano la pipa e ce la godevano perché i migliori agi, e abbiamo trovato che erano anche i camerieri qua. Daniele, dilla più vicino alla telecamera. Quelle cose che abbiamo trovato, delle bottiglie, delle... cos'è questo qua? Vediamo un po'. Questo qui forse ci sì, per allietare un po' tutte le cose belle. Faccio presente che questo è ancora di marmo, eh? È marmo quello. È marmo? No, è legno qua. Ah, è marmo! Incredibile, sembrava legno. Marmo colorato. Bottiglie che sicuramente qualche figlio con lo zucchero si è guardate. Che bello. Mi sembrerebbe che sia zucchero quello che c'è sopra. No, sono delle... Oppure tutto colorato. Hanno pisurato quelle cose lì. I motivi colorati. Vedi che c'è scritto qua? 95, settembre 95. Questo è più recente. E qui abbiamo trovato un po' di resti... Poi abbiamo trovato questo di... Se volete bere un po' di vino ancora. Vino è ancora qua. È tutto. C'era il... E qui c'era... Praticamente dove i camerieri servivano, prendevano i piatti. Quindi qua avevano addirittura la servitù che cucinava e che serviva. E infatti lo vediamo anche da questo carrello. Pazzesco. Se vedete un po'. Pazzesco. Vedi che... E questa è la stanza, uno spettacolo. Sì. Borsa degli anni 50, se guardate bene. Sì, borsa degli anni 50 del Novecento. Anche queste qui, belle, belle, varie borse. Sì. Poi c'era questa, questa secondo me era quella di coccodrillo, doveva dire una cosa così. Varie borse da donna, la signora ogni volta che usciva cambiava borsa. I signori erano così, Se la godeva. Andiamo a vedere di là cosa c'è. Qui ancora una stanza con vari mobili, una sedia a dondolo per cullarsi, varie ragnatele, lì un mobile. Ah, qua era anche più recente, Guarda cosa avevano anche. C'è di tutto. Lampadari. Qui uccellini sulle pareti, appunto uccellini sopra l'albero. Un bell'albero disegnato con gli uccellini. Gli uccellini non è vero? Sì, ce ne sono più. Uno e l'altro qua, due passerotti. Uno e due. Si sono divertiti a rinnovare. Qualsiasi cosa qua è completamente sopra la norma, una cosa di classe. Non è un luogo qualunque, è un castello, un vero e proprio castello. Sì. E loro signori... Abbiamo trovato pure, per fare ganascia, si scolavano 3 litri di vino. Ma loro se la potevano permettere. Loro se la potevano anche permettere, avevano anche la servitù. Sì, perciò... la servitù secondo me faceva la fame. Secondo me se manifappavano loro... beati a loro che se la sono potuti bere. Si trattavano bene, bei tempi. Sì.
un bagno ancora da signore, c'è ancora la carta igienica, è di buono. Sì. Questo gente con i soldi qua. Non è mica molto tempo comunque che è stato abbandonato. Anche la mega specchiera. Sì. Andiamo di sopra. Una sala con i letti. Abbiamo piatti di quelli grandi, tipo da pizza, così, da portata. Oh, ma cazzo mi servirebbero stoviglie. Stoviglie. Tutte le stoviglie qua abbiamo. Guardate che c'era una volta qui. Sì, anche una lampadina addirittura. Una volta con questa qui. Ah sì. Si beveva il liquore. Il liquore, sì. Se ti ricordi. Questa è una cosa proprio che. Proprio. Addirittura c'erano le misure che andavano proprio a stivale. Le misure a stivale. C'è un altro. Qui un altro camino. Più piccolo, questa volta si vede una sala più piccola. Chissà quanti potevano essere qua dentro. E lì altre due poltroncine. Una, due erano qua, ancora messe abbastanza fuori da lavare. Bellissima, guarda. Cari amici, stiamo nel tempo dell'urbex. La cucina, abbiamo trovato una cucina, perché ci sono varie cucine. Naturalmente mensole, tutto, mobili, eccetera, eccetera. Non mancava ogni tipo di vino, ogni cosa, pentole, pentolame, tutto ciò che poteva servire per cucinare e anche per lavare, per cucinare, per tutto, addirittura il timo qua. Tutto per fare tutto di più, per fare il caffè e tutto. E qua abbiamo la bella stanzetta, fa vedere tutto Daniele. Abbiamo una bella stanzetta del lavabo col tagliere, addirittura per fare tutti i lavaggi, le cose, pulire, disinfettare, addirittura una candela. Ah, dovete sapere, anche se ormai abbiamo l'elettricità qui, quindi cioè, ai tempi c'era già l'elettricità, dovete sapere da queste parti, perché io ho abitato sul Lago Maggiore, ogni due settimane saltava la corrente elettrica per almeno 2-4 ore. Era normale, perché la corrente elettrica ai tempi era solo di origine praticamente dal lago d'Idro, sopra il Lago Maggiore, e quando veniva dal lago, quando c'era forte pioggia, poi dovevamo bloccare tutto e saltava la corrente, ogni due settimane saltava. Quindi troveremo sempre comunque delle candele in giro, portacandele, la candela consumata ormai. Poi c'è anche la cera liu, usava una volta, si usava anche la cera liu, se ci guardiamo bene. Ah sì, c'è tutto di più, sì. La cera per i pavimenti, tutto. Una volta chissà questa villa com'era. Oh. Attenzione, dopo. E poi, cosa volevi fare? Addirittura anche un bel bagno, proprio stile caffetterina della gente con i soldi, palmolive, la crema per la barba, saponi, portasaponi, abbiamo la lavatrice, abbiamo tutto, non manca proprio nulla. Mancano i soldi. E abbiamo anche una cassettina con praticamente il primo soccorso.
qui c'è la maschera, prodotti per il primo soccorso, forbici, i cose per le siringhe, questo è il coso porta siringhe, vedi? Poi qua anche... questo che non saprei cosa cos'è. E poi anche una spazzola. Daniele, quindi che dire? Però veramente questa villa è davvero molto molto bella. E c'è ancora da vedere. E ce n'è ancora, sì. Cucina con un lampadario dei tempi che furono. Addirittura che si poteva alzare e abbassare. Abbiamo trovato ancora dei peperoncini in un vasetto. Magari li avevano coltivati e poi li hanno messi qua. Ma sicuramente. Peperoncini piccanti per arrotondare il gusto delle pietanze. Allora, eccoci qua. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Daniele Ravaglioli, Gennaro Giulmini. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, nonostante un po' i rischi, diciamo, perché sapete anche voi che i rischi nell'Uber ci sono, perché abbiamo trovato anche delle cose, abbiamo trovato anche i pavimenti un po' traballanti. Sì, ma sopra è ancora peggio poi, però non vabbè, ti preoccupare, di non andarci, dove non si può andare non si va. Però... era una bella villa questa. Una bella villa, qua con una bellissima cucina. Con la cucina, giusto? Daniele, vedi se va l'acqua, magari a questo punto mica andrà l'acqua. No, l'acqua non va. No, dai. Purtroppo non va. Lì era stato proprio un miracolo l'altra villa. Non fa niente. Poi qua c'è ancora l'aceto Ponti. Sì, se volete l'aceto, il sale, buonissimo. Non confondete il sale con il vino. Perché... Volete bere un bicchiere di vino? Sono i bei Bermioli Rocco. Questi sono i bicchieri che usavano anche nei bar. Sì, che sì, mi sì. Ricordo io. Sì, sì, la Bermioli si è sempre usata. I vecchi. Guardate, questi li facevano, i nonni li facevano. Facevano a mano queste cose. Li facevano cose. Tutti a mano. Qua ci sono i monti, se sì. Si vedono, ci sono le montagne da spettacolo. Fai vedere? Montagne spettacolari. Una stanza con tutto di più, libri, varie cose che... Qua ci venivano a giocare, la stanza da gioco. E lettura, eccetera. Ah, guarda. Notare. Guarda, il gioco d'azzardo. La cinghia. Le montagne. Avevo anche un cane. I nostri monti, cari amici, le nostre montagne. Guarda. Disegni, ecco che Daniele trova sempre cose belle. Meglio di così, Daniele. Questo ti serve a te? Sì, ma del 1976. Il calendario astrologico del passato proprio, mi serve tantissimo. Antologia. Cari mobili, abbiamo trovato una caraffa per il tè. La cristalliera. Bellissimo posto qua, perché ho ricordi belli di questi luoghi. Questa casa è un po' malandata, però è proprio un castello. Adesso andremo assolutamente a vedere la torre. Se riesce ad entrare, oppure metterci i piedi. Sì, ci terrà. È chiuso. Avanti.
Che carino qua. Sembra come quando avevo fatto i disegni. Non ci possiamo perdere la torretta. C'è una scala di ferro, speriamo che tenga. Io penso assolutamente che terrà. Spero che tenga. Beh, se muori, muori tu. Daniele, che continua il video. Oh, attenzione, Mamma mia. Ecco il Daniele che dopo tenta l'impresa anche lui, vediamo un po'. Vedo, vai, in qualche vai. Modo filmeremo anche di sopra. Ecco, io inizio ad andare, se no non ce la faccio dopo. Cari amici, verrà un po' come verrà, le riprese mosse, ma questa scaletta non mi dà piacere, sinceramente. Qua abbiamo una visuale un po' su tutto, però dovrebbe tenere. Qua i monti della provincia di Varese, che sono spettacolari. Vabbè, magari volete che vada avanti. Allora, poi abbiamo ancora, sembra che tenga, Daniele. Abbiamo bellissimo posto. Guardate, anche c'è la frutta e verdura lì, se volete. Che bello, supermercati e tutto. Bellissimo posto, graditissimo posto, fantastico posto, bellissimo posto. Non finirò mai di amare questi luoghi, come anche altri luoghi, però questi luoghi avrò sempre un particolare ricordo. Ah, sei riuscito, Daniele, in qualche modo. Ecco che Daniele è riuscito a salire. Bella. Siamo sempre noi. Insomma, Gennaro Gervini e Daniele Ravaglioli. Eccoci qua. Vieni qua, Daniele, se non so se è lì. Non so come sta riprendendo. Qua si va tutto alla spera in Dio, veramente, quando si fanno gli urbex. Però tutto bene, siamo addirittura riusciti ad arrivare alla torretta. Sulla torre del castello, perché io a questo punto lo chiamo castello da me. Sì, infatti c'è da castelletto, sì. Non è proprio il castello medievale o roba del genere, però. Però c'è la torretta che c'è qua. Castello sulle Liberty. Liberty, però chissà chi ci abitava. Ci abitavano con la grana in centro paese. Sì, poi basta vedere anche fino qua sopra, cioè prima stavano benissimo. Poi si sono morti, c'è l'anima loro, purtroppo, e si spera che ci possa essere. Ma che faceva il sindaco, è passato un uccello, sì. Ma che faceva il sindaco un tipo così? Ecco, il sindaco. Però lo farebbe buttare giù, perché ci sono troppe cose, specialmente i tetti. No, ma qua, allora, è da tenere dei muri, delle cose sono da tenere, le solette, eccetera, eccetera, alcuni punti sono tutti da rifare. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Perché qua è da rifare tutte cose. È un urbex che mi è piaciuto. Ma anche me è piaciuto molto. E anche per... E siamo già... Allora, uno, due, quanti ne abbiamo fatti già insieme? Due per adesso. Ma noi abbiamo iniziato già col Mauri. Mauri è... Anche Mauri. Te, Mauri. Magda, ci vedremo sempre. Ciao, ciao. Noi ci stiamo divertendo. Mauri, Boomer Camel, Daniele Ravaglioli. Ci stiamo divertendo andare. Speriamo un giorno possa venire anche tu insieme alla tua moglie. Perché guarda, purtroppo. Mauri... Bellissimo qua. Non sai cosa ti stai perdendo? Purtroppo ti perdi delle occasioni, ma purtroppo tu hai la tua vita adesso e Daniele, devi guardare quella di prima. Daniele. Poi, se c'hai tempo, logicamente... Ma Daniele, perché trovo proprio adesso queste cose? Che Mauri non le trovavo? Perché io, dovete sapere, ogni giorno faccio 10.000 passi per la circolazione del sangue. Io da quando sono stato, avevo l'ernia ombelicale e tutto di più, dovendo fare
tante cose per la circolazione, però per fortuna miracolato non prendo medicinali, ma faccio 10.000 passi al giorno per la circolazione. Questi 10.000 passi al giorno, se li faccio sempre nelle stesse strade, mi rompe, capisci? Sì, infatti. Allora cosa faccio? Io cambio. Hai anche moduli da Varese, hai modo di prendere l'autobus con comodità, vedo che io il sabato cambio, ci sono anche diversi autobus che vanno in tanti posti. Sì. Non è come in altri posti che purtroppo ci vuole la macchina. Questi sono posti che si va anche in autobus e già quello è una buona cosa. Io vengo, cambio un po' le strade per non fare sempre le stesse strade e becco questi posti. Comunque hai fatto un bel lavoro, Giannini. Con questo urbes qui. Bello hai proprio qua. Ma poi sulle nostre valli ho dei ricordi da spettacolo. Ci sono dei ricordi delle nostre valli che non dimenticherò mai. Perché ci sono delle cose che non possono mai finire, nel senso. Ricordi, allora. Lo dico così, ricordi di persone che mi hanno voluto veramente bene. Cioè, trovare nella vita purtroppo persone a volte che, come ci trattano, per carità, e invece trovare delle persone sante, delle persone fantastiche che mi hanno voluto bene. Non dimenticherò mai, grazie cari amici. Complimenti a te Germini, io ti ringrazio tantissimo intanto. Invece il sorriso è dentro, Daniele. Sì. Non è tanto. Anche tu mi stai portando, comunque mi stai portando del. Anche tramite te mi hai portato allegria. Perché ho conosciuto te, ho conosciuto Mauri. Che sì, io prima non conoscevo nessuno e andavo per conto mio, ma io facevo altre cose. Ma il fatto che sempre a far da soli, poi dopo nelle immagini, nei video che facciamo, qualcosa può mancare e sono statici. E invece sì, tutti insieme sono cose più dinamiche, più sì, allegre. Ti sì, viene sì. Da dire le cose della realtà che c'è in questi luoghi, che non è il primo che facciamo, no, sia noi che anche altri urbers fanno molte cose belle. Non tutti, però vabbè. Si fa quello che si può, Daniele. Ognuno lo fa al modo suo. Sono di quelli che ad esempio quando io li guardo hanno un modo di filmare troppo veloce e quando vai a vedere il video logicamente ti viene mal di testa. Ti gira la testa, ti gira. Sì, alcuni stanno 5 minuti, fanno una cosa troppo veloce. Ecco, sì. Perché le immagini mi hanno sempre insegnato, non in una scuola, però l'ho visto su internet, vanno lente, come nei film. Anche nei, uguale ecco, come si comportano nei film, le immagini vanno fatte anche in questi luoghi. Soprattutto poi in questi luoghi che... C'è anche da stare un po' allerta così, però se tu hai l'immagine più lenta, più così, la gente capisce meglio quello che c'è dentro e quello che porta a questo luogo. Perfetto, Daniele, non ha neanche piovuto, Non ha piovuto, però, ma... Meglio bene. Così perché io c'ho un caldo qua dentro che fa paura. Magari vado a prendere l'asticella e salutiamo, poi vediamo dove fare il saluto. Bene. Ma se lo faremo fuori. Vediamo. All'aperto. Oggi 29 giugno 2024. Daniele Ravaioli, Gennaro Gemmini, siamo riusciti a dare alla villa. Questa villa. Noi questo castello con la torre siamo riusciti nonostante io sia caduto, però vabbè, non mi sono fatto un ruzzolone perché c'erano dei gradini, non tutti i gradini sono uguali, non tutti i certi gradini sono uguali, alcuni gradini erano più lunghi, alcuni più alti, alcuni più bassi,
E Daniele è andato 200 all'ora, è sceso giù nel buio. In mezzo al buio sono andato e così. Comunque spero che il nostro video vi possa piacere. Mettete dei like, mettete i vostri commenti, anche i più brutti, quelli che volete, così potremo, se mettete dei commenti che non vi piace il video, possiamo anche capirlo, perché non tutti amano fare questa cosa qui. Allora, però noi facciamo del nostro meglio. Noi facciamo del nostro meglio, poi è una passione da noi, noi lo facciamo di lavoro e percepiamo. Allora, ci vedono gratis e la gratuità è questa. Noi lo facciamo gratis. Allora, voi vedete, belli spaparanzati sulla vostra poltrone, il video. Noi facciamo tanta fatica, non guadagniamo niente, dai. Facciamo delle cadute. Però io ho fatto in modo di ucciderti, però, Sì, belle scene horror. Ci sono delle scene horror che vedrete. Se riesco a mettermi insieme, vedete. Dai, un'altra vita chi eravamo. Va bene, allora, oggi... Ciao, io parlo dell'Inquisizione. Allora oggi... Tu eri il collaboratore stretto. Daniele Ravaioli, Gennaro Giannini, vi salutiamo. Bene, diciamo così, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Fantastico. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Sì, alla prossima, oggi è il 29 di giugno 2024. Io cercherò di portare avanti i video, faccio quello che posso, Daniele, perché ci vuole sempre tanto tempo per tutte le cose. Io faccio presto, Paolo. Tu fai presto, bene. Va bene. Un gran rombare della strada provinciale. Siamo troppo vicini alla strada. Però siamo felici che vicini alla strada cosa troviamo adesso? La pizzeria. Ecco, meno male, adesso ce ne andiamo a mangiare. Ce ne andiamo a mangiare. Saluti! Basta, riprese! E iscrivetevi se volete, se potete, e mettete un like, un commento se volete, se potete. Ma se magna! Se no, diteci anche se c'è qualcuno che ama, che sa dei posti tranquilli, fatecelo sapere se volete. Sempre non che siano che... dei posti che realmente si può accedere, Daniele. Beh, questo è logico. Io vado solo con le persone fidate. Ecco, comunque se qualcuno ci vuole segnalare qualche posto e pensa che quello sia un posto tranquillo come lo pensiamo noi, possiamo prenderlo in parole e andarci. Bene, se no, pazienza. Amen. Bene, questa è la villa straordinaria, spettacolare, il castello stile Liberty, la dimora faraonica che abbiamo visitato oggi. Qua in questo posto fantastico e siamo a quattro passi. Non poteva mancare, come progetto, pizza con i funghi alla favola, fa vedere Daniele che bello, e patatine alla favola con tutto di più, aranciata. Tutto per tutti, perché ce lo meritiamo, cari amici. Buon appetito! Buon appetito! Stupende piante di banano particolari, fa vedere Daniele che belle, lussureggianti, perché qua prendono un bel sole e infatti sono già venute le banane. Particolarità di queste banane hanno già il marchio. Thank you.